Cati, bentornati nel mio canale e auguri a tutti di buon anno. Allora, io oggi sono qui perché vi voglio proporre questa giacchetta o giubbottino, come lo volete chiamare, lavorato con questi due filati della Mistrico, il mio cincillà e il mente. Allora, vi presento subito il mio cincillà, che già sicuramente conoscete. È un gomitolo da 100 grammi ed è 65 metri, va lavorato con i ferri o uncinetto del 9 o del 10, 100% microfibra. Allora, io per fare questa giacchetta ho utilizzato meno di 5 gomitoli, perché questo è il quinto gomitolo, ne ho utilizzato veramente poco, ecco. E quindi facciamo 4 gomitoli e un po', ok? Per quanto riguarda il mente, invece, io ho utilizzato solo un gomitolo da 100 grammi, 270 metri. E questo è quello che mi è rimasto del mio gomitolo. Allora, vi dico la composizione di questo filato del mente, che è 40% cotone Egitto, 27% lana Merinos, 25% poliestere, 8% microfibra. Va lavorato con i ferri o uncinetto di 4,5-5,5. Ecco, io ho utilizzato l'uncinetto del numero 5 e per il mio cincillà l'uncinetto del numero 8. Allora, per quanto riguarda la lavorazione, io ho lavorato, ho fatto due esagoni che poi ho unito nella parte della schiena, ho piegato in due, ho cucito nella parte della schiena e poi la parte delle maniche. Per stringere un pochino, per fare, diciamo, tipo come dei polsini, ho diminuito per 6 volte delle maglie. Quindi noi in questo esagono lavoreremo 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte, 2 catenelle. Quindi nella diminuzione io ho eliminato 3 maglie alte per 6 volte, fino ad ottenere questo polsino, diciamo la manica, in questa maniera molto molto stretta, che poi farò anche dei risvolti. A me piacciono i risvolti, quindi farò in questa maniera. Questa giacchetta è per una taglia 40-42, quindi io l'ho realizzata per una ragazzina di 14 anni, ok? Io spero che questo progetto vi piaccia, che è di vostro gradimento. Se è così, fatemelo sapere nei commenti, a me fa veramente molto piacere. Bene, detto questo, adesso possiamo iniziare con la lavorazione. E in caso, se ci sono dei problemi, non mi sono spiegata bene, scrivetemi su Messenger e cercherò di rispondere un po' a tutte. Ok? Vi saluto, vi ringrazio e al tutorial. Ciao! Allora, iniziamo il lavoro. Prendo un po' di filo, lascio, diciamo, il codino un pochino più lungo e faccio un anello magico. Inserisco l'uncinetto e prendo il filo. Allora avvicino un po'. Ok. Adesso inizio con 3 catenelle. 1, 2, 3. Rientro nell'anello, lavoro una maglia alta, rientro maglia alta, 2 catenelle di separazione, rientro e lavoro ancora 3 maglie alte. Due catenelle, ancora 3 maglie alte. Dobbiamo lavorare 6 gruppetti di 3 maglie alte separate da 2 catenelle, quindi lavoreremo un esagono. 2 catenelle e vado avanti fino ad arrivare a 6 gruppetti di 3 maglie alte separate da 2 catenelle. Eccomi, allora sono arrivata
diciamo alla fine del giro. Quindi ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 catenelle. Vado a chiudere nella terza catenella con una maglia bassissima e adesso posso tirare il filo corto. Così. Allora, adesso lavoro con il mio cincillà. Quindi, allora, come prima volta per spostarmi faccio delle maglie bassissime. Vado qui nell'archetto delle 2 catenelle, qui. Maglia bassa. Prendo il mio cincillà, faccio, entro, e cambio l'uncinetto. Allora, quando lavoro con il mio cincillà, faccio due per iniziare, inizio con 2 catenelle, quindi faccio 1, 2, rientro qui nell'archetto delle 2 catenelle e faccio una maglia alta, 2 catenelle, archetto seguente, lavoro 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle di separazione. Prendo un po' di filo e rientro nell'archetto e lavoro ancora 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, archetto seguente, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Allora, 2, 2 catenelle, rientro, 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle di separazione, archetto seguente, 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, rientro, 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, faccio tutto il giro insieme a voi. Quindi vado nell'archetto, qui dove abbiamo 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. Vado nell'archetto e lavoro 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, rientro, 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, vado nell'ultimo archetto, lavoro ancora 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, rientro, 2 maglie alte, 2 catenelle. Qui abbiamo iniziato con 2 maglie alte, quindi rientro qui nell'archetto e lavoro ancora 2 maglie alte, 1, 2, una catenella e una maglia alta. Qui abbiamo una maglia alta, quindi se toccate con le dita si sentono le maglie. Qui abbiamo una maglia alta, quindi vado nella maglia alta e lavoro una maglia alta, quindi ho creato lo spazio, l'archetto. Adesso riprendo il filo, il mente, così. Prendo il mente, faccio
Inizio così e faccio 1, 2, 3. Vado proprio qui e lavoro. Quindi 3 catenelle sono la prima maglia alta. Poi ho lavorato una maglia alta, rientro, maglia alta. Allora, quando lavoro con il mente, faccio 3 maglie alte e 2 catenelle di separazione. Qui adesso è molto facile. È facile trovare l'archetto. Quindi qui abbiamo 2 maglie alte e vado, quindi ho fatto le 2 catenelle, salto le 2 maglie, vado nell'archetto e lavoro 3 maglie alte. 1 2 3 2 catenelle. Qui abbiamo l'aumento, quindi vado qui nell'archetto e lavoro 3 maglie alte, 1 2 3 2 catenelle, rientro e lavoro 3 maglie alte, 1 2 3 2 catenelle, salto le 2 maglie, quindi qui abbiamo 2 maglie alte, vado, scusate, vado nell'archetto e lavoro 3 maglie alte, 1 2 2 catenelle. Qui abbiamo l'aumento, quindi vado qui nell'archetto e lavoro 3 maglie alte, 1, allora dicevo 1 2 3 2 catenelle, rientro e lavoro ancora 3 maglie alte, 1 2 3 2 catenelle, archetto seguente, quindi qui abbiamo 2 maglie alte e qui c'è l'archetto, quindi lavoro 3 maglie alte, 2 catenelle. Qui abbiamo l'aumento, abbiamo le 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, quindi vado nell'archetto e faccio l'aumento, 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte, 1 2 si sta formando l'esagono. Ok? Adesso qui ho fatto l'aumento 2 catenelle e qui abbiamo l'archetto delle 2 catenelle, poi ancora 2 catenelle, quindi nell'archetto lavoriamo 3 maglie alte, 2 catenelle di separazione. Qui abbiamo ancora l'angolo dove dobbiamo fare l'aumento e facciamo l'angolo, ok? Quindi fino ad arrivare alla fine del giro. Eccomi, sono alla fine del giro, quindi devo finire qui l'angolo. Abbiamo iniziato con 3 maglie alte, quindi rientro nell'angolo qui nell'archetto delle 2 catenelle, lavoro 3 maglie alte, 1 2 3 1 catenella, e qui nella terza catenella iniziale lavoro una maglia alta. Allora, quando lavoro con il mente, faccio alla fine, lavoro qui una maglia alta dentro la catenella. Quando invece lavoro con il New Cincilla, per chiudere e fare l'angolo, non vado proprio nella catenella, ma chiudo in questa maniera, quindi entro tra le 2 maglie, così. Ok? Quindi adesso che lavoro con il mente, entro nella terza catenella e lavoro una maglia alta in modo da formare l'angolo. Adesso
riprendo il filato di pelliccia, il mio cincillà, ed entro così. Cambio di nuovo uncinetto e faccio 1, 2. Vado qui dove ho appena lavorato la maglia alta, quindi lavoro all'interno una maglia alta. Allora, ripeto, quando lavoro con il mio cincillà faccio 2 maglie alte, 2 catenelle. Quando invece lavoro con il mente, lavoro 3 maglie alte. È una cosa che, cioè, ho voluto così in modo che il lavoro poi risulta, come dire, è un po' traforato, però è un lavoro, diciamo, leggero, ecco, quindi mantiene caldo e non è molto pesante, non è lavorato troppo, il punto non è molto chiuso. Allora, 2 catenelle. Quindi vado nell'archetto e lavoro 2 maglie alte. 1, 2, 2 catenelle, 1, 2. Salto le 3 maglie, archetto, 2 maglie alte. 1, 2, 2 catenelle. Qui sono arrivata qui nell'angolo, quindi entro nelle 2 catenelle, faccio 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle. Vado nell'archetto seguente, 2 maglie alte, 2 catenelle, archetto seguente, 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle e qui lavoriamo l'aumento, quindi entriamo nell'archetto e facciamo 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, rientro nell'archetto, 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle e così via. Ok? Quindi dobbiamo alternare i filati. Quindi questo giro lo lavoriamo con il mio cincillà. Nel prossimo giro, quando finiamo il giro, lavoriamo con il mente. Quindi facciamo una volta il mente, una volta il mio cincillà, una volta il mente, il mio cincillà. Fino. Io ho lavorato per 11 giri. Allora, questo io ho già lavorato una metà. Vediamo se riesco a farvelo vedere. L'effetto è molto bello. Ecco, questa è la metà. A me piace la manica così larga, però poi quando riprendo a lavorare la maglia, diciamo che penso ancora, non ho deciso. Comunque, penso che farò delle diminuzioni, 2 diminuzioni, non di più, in modo da stringere un pochino la manica, poco poco. Ok, allora questa è metà schiena, quindi abbiamo metà davanti, metà dietro. Vi faccio rivedere come bisogna piegarlo. Ora lo spazio è quello che è. Vediamo se riesco magari così. Ecco, vediamo. Allora, prendo un lato, chiudo. Ecco, è questo. È così. Visto? Qui è dove ho iniziato la lavorazione, quindi non si vede dalla lavorazione, non si vede che è un esagono. L'ho messo anche sul rovescio, vabbè. Ok, quindi io ho lavorato per 11
giri. Vi dico anche la misura, dai, vi dico anche quella, però questo non vuol dire niente perché ognuno ha la sua mano anche. Allora, questa qui è la parte della manica ed è larga. Ventuno, 21, 22 lunghezze, vediamo. Però non è detto perché qui poi farò ancora qualche giro, voglio allungare un pochino perché così è troppo corta. Comunque vi sto dando le misure per diciamo per farvi sapere dove mi sono fermata con 11 giri. 45. Ok? Quindi adesso io vado avanti e lavoro il mio esagono, quindi adesso sto lavorando il mio cincillà, finisco il giro e lavoro poi con il mente, finisco il giro, cincillà, finisco il giro e il mente, va bene? Ci ritroviamo quando abbiamo tutti e due i pezzi e poi andiamo avanti insieme. A dopo. Eccomi, allora io ho finito le due parti, ecco. Adesso con degli spillo con dei marcapunti vado a chiudere la parte della manica, ok? Quindi chiudo questa parte in questa maniera. Questa è una chiusura provvisoria. Metto dei marcapunti proprio qui dove abbiamo gli archetti. Lo potete fare anche con degli spilli, insomma, con quello che avete. E chiudo tutta la parte della manica, quindi faccio combaciare bene i quadretti. Allora, così. E quindi faccio questo lavoro anche nell'altra, diciamo l'altra metà. Allora, finito di mettere i marcapunti nelle maniche, adesso unisco le due metà. Quindi sono le due metà che qui dobbiamo cucire la parte dietro la schiena. Io ho lavorato con il mente, ho finito i miei giri con il mente, quindi adesso devo lavorare con il punto, con il filato pelliccia. Quindi inizio da qui. Allora, vado qui nell'angolo dove abbiamo l'angolo, quindi entro, prendo il filo e lavoro 1, 2 catenelle, rientro, lavoro una maglia alta. Allora, ecco. Prendo l'altra metà e vado qui nell'angolo dove abbiamo le due catenelle. Quindi questo qui è di qua, la parte sul rovescio. Prendo il filo e lavoro una maglia bassissima. Così. Adesso vado qui nell'archetto seguente, faccio una catenella. Vado nell'archetto seguente, lavoro 2 maglie alte. 1, 2. Vado a diciamo nell'altra qui dove abbiamo l'altra metà, lavoro una maglia bassissima, una catenella. Torno diciamo dalla parte qui dove mi trovo il lavoro davanti, quindi vado nell'archetto e lavoro le due maglie alte. 1, 2. Vado nell'altra metà e quindi lavoro, vado nell'archetto e lavoro una maglia bassissima, una catenella. Torno qui nella parte sul lavoro che ho davanti e lavoro 2 maglie alte. 1, 2. Vado dall'altra parte, faccio una maglia bassissima nell'archetto, così.
Questa è la chiusura del dietro, ecco. Quindi adesso vado avanti fino ad arrivare alla fine e vado a chiudere, lavoro qui dove abbiamo l'archetto. Quindi lavoro le due maglie alte, qui lavoro le due maglie alte, mi attacco qui con una maglia bassissima e poi stacco il filo. Ecco, allora ho finito di cucire. Ok, non si vede niente. Adesso vado a cucire qui la manica e faccio la stessa cosa. Quindi qui ho finito con il mente e vado a cucire con il filato pelliccia. Quindi fate la stessa cosa. Per quanto riguarda lo scollo, lascio due motivi. Va bene? Quindi inizio da qui, lascio questo è l'angolo dove abbiamo le due catenelle. 1, 2, 3, 4 e qui dove ho il marcapunti. Inizio a cucire da questa parte e faccio la stessa cosa come il dietro. Quindi qui ho finito con il mente e adesso lavoro con il filato pelliccia. Va bene? E quindi mi lavoro anche le maniche. Dopodiché, ancora non so se anche qui tutto intorno alla giacca farò un bordino o con il cincillà oppure lo lascio così. Ancora non ho deciso. Va bene? Quindi adesso vado a cucire anche le maniche. Eccomi, allora io ho cucito la parte della schiena e ho cucito anche la parte delle maniche. Nel frattempo ho fatto una manica. Allora, avevo detto che volevo diminuire solo due giri per quanto riguarda la manica. Ci ho provato, non mi piaceva e quindi ho diminuito di più. Ho diminuito più punti in modo da ottenere come un polsino, ecco, che poi faccio il risvolto e a me piace così con il polsino. Ok, quindi io ho diminuito, ho fatto 6 giri e ad ogni giro ho diminuito le maglie. Quindi nel primo giro ho diminuito le 3 maglie alte. Ok, quindi adesso prendo il filo, vi faccio vedere l'inizio e poi andate avanti con le vostre diminuzioni. Allora, inizio. Entro qui nelle 2 catenelle e faccio 2 catenelle per iniziare con la prima maglia alta. Rientro e lavoro una maglia alta, però non chiusa, chiusa a metà, quindi esco solo da 2. Vado nel prossimo spazio e faccio una maglia alta, esco da 2. Adesso riprendo il filo e chiudo tutte le maglie. Quindi ho fatto la prima diminuzione. Una catenella e archetto seguente lavoro 2 maglie alte. Allora 1 2 una catenella archetto seguente 2 maglie alte. Quindi ho fatto una diminuzione. Nel prossimo giro faccio la seconda diminuzione per 6 volte e poi vado avanti. Dopo che ho finito le mie diminuzioni, vado avanti fino ad arrivare all'altezza del polso, insomma, la lunghezza che mi serve per quanto riguarda la manica. Ok, faccio il giro e poi iniziamo con il mente. Eccomi. Allora, finita la mia manica, anzi le mie maniche, questa è la parte più stretta, il polsino dove faccio poi il risvolto in questa maniera. Ok? Quindi sono andata avanti comunque per la lunghezza della mia manica, quindi prendete la vostra misura e andate avanti fino ad arrivare, diciamo, all'altezza del polso. Insomma, decidete voi la lunghezza della vostra manica. Adesso lavoro la parte dello scollo. Vorrei fare nello scollo, insomma, vorrei fare il cappuccio. Quindi avevo pensato di fare un colletto, invece ho deciso di fare il cappuccio. Allora, qui abbiamo la lavorazione, le 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte, 2 catenelle. Ho lavorato con il mente, quindi adesso
inizio a lavorare con il filato pelliccia. Lavoro 3 maglie alte con il filato pelliccia in modo che il cappuccio mi risulta un pochino chiuso. Allora, qui abbiamo le 2 catenelle, 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Quindi io inizio da qui. Quindi salto 1, 2, 3, 4 e qui nell'archetto delle 2 catenelle inizio a lavorare. Quindi allora, ho deciso di lavorare il cappuccio con non lavoro il mento, ma lavoro solo il filato di pelliccia. Quindi faccio 3 maglie alte, quindi inizio con 2 catenelle che sono la prima maglia alta e poi 2 maglie alte. Così. Una catenella di separazione. Quindi poi salto le maglie, vado nell'archetto e lavoro 3 maglie alte, 1, 2, 3, una catenella, 3 maglie alte, 2, 3, una catenella e 3 maglie alte. Quindi vado avanti così fino ad arrivare, diciamo qui. Qui devo saltare anche dall'altra parte 4 motivi. Quindi siamo 1, queste sono le catenelle, 1, 2, 3. Qui abbiamo le 3 maglie alte e quindi poi vado a finire qui. Metto un marcapunti così non mi confondo. Quindi salto 4 motivi anche da questa parte. Allora, vado avanti e arrivo al mio marcapunti. Eccomi qua. Allora, io ho lavorato per 32 centimetri la parte del mio cappuccio. Adesso prendo le due parti. Le unisco in questa maniera e vado a cucire la parte superiore qui e quindi poi formo il mio cappuccio. Quando finisco di cucire il mio cappuccio, poi farò tutto un giro intorno alla giacca, i bordi e i laterali, cioè qui i due davanti, farò tutto un giro a maglia alta con il filato cincillà. Qui sul davanti del lavoro poi potete decidere se mettere dei bottoni oppure una lampo. Ok, io in questo momento non mi trovo né la lampo né i bottoni, quindi metterò degli spilli quando lo metterò sul manichino per farvi vedere come viene indossato. Tutto qui. Quindi, dopo cucito il cappuccio, fatto il giro tutta maglia alta, diciamo che il giubbottino è pronto. Ok? Quindi io spero che questo progettino è stato di vostro gradimento. E vi ringrazio tutti e al prossimo tutorial. Un bacione a tutti, ciao!